perché oggi era troppo importante vincere per tutto, per la classifica, per il morale, per come si era messa la partita. C'è tanta rabbia, c'è tanta delusione, però da domani bisogna avere la forza di ripartire perché ancora mancano 6 partite. Lo so che di parole ne abbiamo fatte tante, però la verità è questa, ora piangersi addosso non serve. Significa che manca ancora qualcosa. Secondo me, nel secondo tempo non si può accettare un secondo tempo del genere, una squadra che si deve salvare. Ed è in vantaggio, non può avere un approccio così, perché secondo me l'Ancona, nel secondo tempo, ha giocato tutto troppo facile. Cioè, al di là del gol del loro, però, troppi cross, troppe cose. È una squadra che loro non c'avevano motivazione, noi c'avevamo 1000 motivazioni in più. Secondo me, oggi c'era da vincere e basta, solo per quello. Era previsto che cacciassi il rigore o è stata una No, decisione? dopo il rigore sbagliato di Romeo, mi si è detto se me la sentivo. Ero io e Piscitella, però me la sentivo è andata bene, però preferivo vincere, però mi dispiace per quello perché ho visto la squadra, atteggiamento giusto, soprattutto il primo tempo, nel riscaldamento, si è detto tanto. La cosa che non mi so spiegare anch'io da dentro al campo è stato il secondo tempo. Che poi non so le sensazioni vostre da fuori, perché uno dentro il campo la vede diversa. A Sembra. livello mentale o a livello fisico? Secondo me anche, non lo so, io non posso pensare a una squadra giovane come la nostra abbia problemi, al di là di qualcuno che ha qualche acciacco, però non posso pensare ai ragazzi di 20 anni hanno problemi fisici. Secondo me è mentale, la paura e tutto, però se si gioca sempre con la paura. È dura, bisogna scrollarsi un po' di dosso perché alla fine la gente non è che ci sta. Sì, c'è contestazione, c'è tutto, però solo noi possiamo uscire da questa situazione. No, ma fare i calcoli ora secondo me è sbagliato. Io ero concentrato con la partita con l'Ancona e da domani sarò concentrato con la partita con l'Aquila. Non vado avanti perché ogni volta che si fanno le tabelle, secondo me tutto torna al contrario, quindi è inutile. La cosa bella è che tutto dipende da noi, ad esempio oggi non gioca nessuno, dipendeva tutto da noi. Se si fa la corsa con gli altri e si perde punti per strada, secondo me è inutile guardare gli altri. Io non so la sensazione che si aveva in campo, però il secondo tempo arrivavamo troppo facile al cross, ci sono state anche altre situazioni che abbiamo preso noi di testa. È una squadra che secondo me, ma non è una colpa per la squadra, è questo che non riesco a capire. Una squadra che si deve salvare il secondo tempo, deve avere un atteggiamento diverso. Diverso, perché poi abbiamo avuto anche le occasioni per vincere, no? E ci sta girando anche storto perché traversa e va fuori, rigore non espulsione, c'era espulsione netta. Ora gira anche così, però cioè, ci sono delle partite, secondo me, io avevo questa sensazione questa settimana e oggi, ci sono delle partite che si vincono perché si devono vincere, cioè si va in campo perché vinci. Io oggi ero convinto, l'aria che tirava, tutto, che si vinceva. L'Aquila è una squadra di categoria, formata da giocatori come l'Ancona di categoria. La Liga Pro secondo me è un campionato a parte, cioè, è un campionato tosto, fatto la maggior parte di gente esperta che conosce la categoria. Ora questa squadra deve trovare la forza di reagire, in primis io perché ho una rabbia in corpo che sbagliando, perché poi uno deve cercare di tenere fuori le cose. Ora da domani anch'io cercherò di ripartire perché, ti ho detto, sono deluso perché ero convinto come voi di vincere, però bisogna avere la forza di reagire. E Bondi, io lo conosco, sono 12 anni che mi scontro, quindi la qualità del giocatore è indiscutibile. È normale che un giocatore con una qualità tecnica superiore agli altri muove un po'. Però cioè, mancavano anche tanti all'Ancona. E quello, io dico, ci sono delle partite che con le motivazioni tu le devi vincere. Oggi avevamo 100 motivazioni in più per vincere. Purtroppo l'episodio ha girato anche storto. Ora stiamo ancora tutti lì, bisogna combattere e bisogna veramente avere la forza di reagire e voler la salvezza, perché è inutile pensare agli altri, perché se ogni volta si pensa agli altri e non si fa risultato, non si va lontano. Ma oggi, cioè, il primo tempo si è giocato anche a calcio, cioè, rispetto alle altre volte con un po' di paura, oggi sembrava la squadra un po' sciolta, cioè, abbiamo creato anche qualche situazione interessante sulle fasce. Secondo
Cioè, il primo tempo si è detto di stare attenti e di continuare quello che stavamo facendo di buono il primo tempo. E quello non mi so spiegare, perché io in campo, cioè, avevo la sensazione che l'Ancona ci stava mettendo un po' pressione. E niente, cioè, dispiace su per quello. Posso capire San Marino, posso capire Teramo, però con la Lucchese si è creato tantissimo. E poi fai la cazzata e prendi gol. Oggi, cioè, rigore, traversa, abbiamo avuto altre 3-4 occasioni. Giro. Ora mi dispiace per chi come Ale che ci mette cuore e anima non riesce a far gol, mi dispiace, però ognuno di noi deve trovare forza interiore, secondo me la gente è stufa, io capisco anche la gente, capisco voi, capisco la società, capisco tutti, però la situazione è questa, la realtà è questa. Io sono del parere che quando si deve vincere, si vince. E voglia o di Riff o di Raffo, si vince. Il dispiacere è quello, perché... Perché? Perché poi prendiamo troppi gol. In primis mi faccio io 1000 domande. Cioè, 52 gol penso di non averli mai presi, però 53. No, uno, sai, ci prova e tutto, però abbiamo parte, secondo me abbiamo avuto le occasioni migliori sull'1-0. Poi sull'1-1 c'è stata più la paura, non si è preso un calcio d'angolo. Bisogna tirar fuori tutti qualcosa in più, perché si vede che quasi tutti diamo, cioè tutti diamo il 100%, però in questo momento non basta il 100%, ognuno di noi deve tirar fuori ancora di più. Si può soffrire, però si soffre, però si deve avere la forza di reagire. A me secondo tempo in campo ho avuto questa sensazione, che si soffriva proprio troppo, cioè 1-0, non vedo il motivo.